Ben trovati, avete visto la clip? Alcun parlamentare di Lecce, Brindisi e Taranto, alcun dei 20 che avete guardato in viso attraverso la clip che vi ho mandato in onda e che è andata regolarmente in onda in gran parte dei Nero su Bianco negli ultimi 10 giorni, si è preoccupato di rassicurare tutti quanti voi che con i 3.690 euro hanno determinato sicuramente 20 nuovi lavoratori, ossia noi passeremo il Natale con il dubbio: hanno il proprio portaborse o non lo hanno? E se lo hanno, è veramente inquadrato e sotto contratto oppure è un lavoratore a nero? Non lo sapremo, almeno per ora. C'è anche da dire che non è un obbligo da parte loro di assumere un portaborse, nel senso che lo Stato non chiede una rendicontazione dell'uso di questa cifra, e questa è l'altra anomalia, per cui loro potrebbero usare i 3.690 euro come meglio ritengono. Cosa più grave invece è qualora avessero un proprio segretario e lo tenessero in nero, ossia senza regolare contratto. Qualche anno fa successe che fu posto questo problema e il presidente della Camera dei Deputati, e non ricordo chi fosse all'epoca, vietò da un giorno all'altro l'ingresso a tutti i portaborse non regolarmente inquadrati. Riuscirono a entrare a Montecitorio soltanto 200 su 630. Per cui, bene o male, confermato quanto è emerso anche ultimamente a proposito della indagine che su 630 solamente 230 di questi avevano regolarmente il proprio segretario inquadrato con contratto. Ma poi sapete cosa successe quando fu vietato l'accesso? Che a tutti gli altri 400 rimasti fuori, i parlamentari pensarono bene di farli passare, di far passare i propri segretari a nero come visitatori di Montecitorio. Ecco perché poi io rigetto quando anche parlamentari locali si esercitano a dire dovrebbe essere direttamente lo Stato a pagarli, come avviene per la Comunità Europea o come avviene in Inghilterra. Non prendeteci in giro, che nel momento in cui vi scopro poi di fatto trovate l'escamotage. Ma vi aggiungo ancora di più: sapete che prima dell'estate era stata presentata una ipotesi per far pagare, proprio come la proposta che ha fatto l'onorevole Bellanova nei giorni scorsi, di far pagare e assumere direttamente dallo Stato i singoli portaborse dei parlamentari? Se non sbaglio è stata presentata dall'Italia dei Valori, da un esponente del partito di Di Pietro. Cosa è successo? Che hanno respinto la proposta. Ecco perché noi avremmo gradito, per stringere ancora di più quel rapporto di fiducia che vorremmo con onorevoli e senatori del Salento e quindi con i parlamentari di Lecce, Brindisi e Taranto, vedere i contratti. Invece abbiamo soltanto letto, a margine di Nero su Bianco, qualche dichiarazione inutile, devo dire, di alcuni parlamentari salentini che, intervistati da Lecce prima, si sono divagati a fare analisi su quella che è l'organizzazione internazionale, come per esempio alla Comunità Europea, oppure dire che hanno i segretari regolarmente inquadrati, ma non hanno portato, come dire, i contratti per appurare se è vero o meno. Ma non possiamo mettere in discussione la loro parola, ma possiamo mettere ancora in discussione il nostro credo quando poi dicono una cosa ma se ne fa un'altra. E non parlo solo dei salentini, ma parlo in generale dei parlamentari italiani.
Per chiarezza, però, vi devo informare che oltre a 3.690 euro, qualche altra cosa mensilmente la portano a casa i signori onorevoli e i signori senatori. Sapete che io ho sempre combattuto perché l'indennità debba essere alta, ma quando vedo certi atteggiamenti spocchiosi e non di rispetto verso voi telespettatori e quindi voi elettori del Salento, allora metto sempre i puntini sulle i. Cosa si dice abitualmente? Che il parlamentare percepisca 20.000 euro al mese. È falso. È ingiusto affermare ciò. Il parlamentare percepisce 11.489,08 euro. Potrebbe anche percepirne 13.805. Ma perché si perdono più di 2.500 euro? Perché versano 526 per il sistema di assistenza sanitaria integrativo, 784 euro per l'assegno di fine mandato e 1.006 per il vitalizio. Ciò significa che tutte queste cifre non le prendono mensilmente, ma se le ritroveranno a fine carriera. Di fatto 11.489,08 sono i soldi che ogni 30 giorni portano a casa. Come si forma questa cifra? Con l'indennità, che è pari a 5.246,97 euro ogni mese. Potrebbe essere però anche di 4.755,73 se il parlamentare svolge un'altra attività, per cui 500 euro in meno. In più percepisce la spesa che soffre per il soggiorno e quindi per vivere, chiamasi diaria, ed è di circa 3.503,11 euro. I 3.690 euro per il portaborse e poi hanno un rimborso per le spese di trasporto e di viaggio mensilmente di 1.107 euro, che si formano in questo modo: 3.323 euro ogni trimestre, per cui per 4, 13.292 diviso 12, quindi quanto questa cifra annua ricade ogni 30 giorni è 1.107, più 258 euro per il telefono, sì, per le spese di telefono. Questa cifra scaturisce, dividendo per 12 il numero dei mesi, i 3.098 euro circa di rimborso per spese telefoniche. Risultato 11.489,08 euro. Questo è quanto portano ogni 30 giorni svolgendo il ruolo di rappresentanti del popolo, ruolo che noi, come dire, consideriamo, ruolo al quale noi ci inchiniamo, ma avremmo voluto ancor di più rendere, come dire, certezza di un rapporto di fiducia tra noi e loro se questi signori che ora vedrete avessero avuto la bontà e il buonsenso e l'educazione verso tutti quanti voi di far sapere che loro 20 garantiscono sicuramente 20 lavoratori con regolari contratti che noi non abbiamo visto, che potrebbero comunque realmente esserci, ma che non hanno avuto interesse a far conoscere a tutti quanti noi. Per cui buon Natale a voi, buon Natale anche a loro e alle loro famiglie. Peccato, hanno perso questa opportunità per incrementare la loro credibilità. E io li faccio nuovamente vedere a voi. Auguri!